Siamo pronti, Gamix Carrara? Fatevi sentire un pochino che partiamo con la programmazione degli eventi qui sul palco centrale. Avremo qui sul palco un pop talk con tre ospiti d'eccezione. Il pop talk è un progetto di Tiscali Game Surf. Siamo anche live su Twitch, proprio sul canale di Tiscali Game Surf. Normalmente il pop talk va in onda il giovedì sera, oggi in edizione straordinaria possiamo dire. Siamo live qui dal GameX Carrara. Chiamo qui sul palco con me Mario Petillo. Eccoci. Mario, ciao, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, ciao a tutti. Così grazie. Ti lascio l'onore di grazie mille al pubblico di GameX Carrara i tre grandi ospiti che saranno sul palco qui con te. Grazie, io ti grazie mille, grazie. Di nuovo un saluto a tutto GameX Carrara, grazie a tutti per essere qui. Passo a presentare i tre ospiti che oggi mi accompagneranno in quest'ora di racconto del doppiaggio di Sonic, ma anche di Animali Fantastici, per fare un viaggio tra due grandi saghe che ci accompagnano tra i videogiochi e la letteratura. Presento subito il primo ospite di oggi, lui è la voce di Sonic da quando Sonic ha iniziato a parlare, sia con i videogiochi che adesso al cinema, ma non è solo la voce di Sonic perché lo abbiamo ascoltato tantissimo anche negli anime, qualcuno se lo ricorderà, qualcuno che magari ha la mia età e non è giovanissimo se lo ricorderà anche in Edward Elric in Fullmetal Alchemist, qualcun altro se lo ricorderà sicuramente nei panni di Rufy di One Piece. E quindi do il benvenuto sul palco e a GameX Carrara a Renato Novara. Grazie, ciao a tutti. Benvenuto Renato, siediti dove vuoi, quella che ti piace di più. Scelgo questa. Va bene. Così lascio spazio agli altri quando vengono. Prego. Thank you, siedo. Passo al secondo ospite, lui anche è una voce storica del doppiaggio, lo abbiamo visto sia nell'animazione sia dare la voce a attoroni con la A maiuscola. Da Kevin Spacey a Jim Carrey, con Renato ha condiviso adesso l'esperienza in Sonic perché è la voce di Jim Carrey, ma ha dato la voce anche a Javier Bardem, quindi anche personaggi importanti di un certo peso proprio vocale. E quindi do il benvenuto sul palco e a GameX Carrara a Roberto Pedicini. Completo il... Ciao Roberto, benvenuto e grazie. Completo, intanto cos'è che stai mostrando? Qualcosa per Roberto, qualcosa che ti riguarda. Beh, c'è Gatto Silvestro, c'è Pippo. Sì, Gatto Silvestro. Chiudo il trio degli ospiti, è un ritorno per Pop Talk perché è già venuto ospite in diretta per parlare di Animali Fantastici. Lo conoscerete perché su YouTube è forse il punto di riferimento quando si parla di Harry Potter, ma anche dei cinecomics in generale, quindi anche Marvel, Star Wars, un po' tutto quello che riguarda la nostra cultura nerd. È anche un autore, quindi sicuramente qualcuno di voi lo conoscerà anche per i suoi romanzi. Quindi do il benvenuto a Kal-El. Hello. Mi metto così io. Perfetto. Ci siamo tutti, possiamo iniziare, basta con le presentazioni. Yes, a te ti hanno preso la bronzatura però. Un po' sì, hanno detto guarda, siccome sei perfettamente in linea con sei la luce, è perfetto, esatto, bravo. Poi sei vestito con i colori di Sonic e Knuckles insieme. È fatto proprio apposta, guarda, così ho detto quando viene Renato... Tails più che Tails, altro. Viene Renato e dice va bene, mi posso sedere accanto a lui perché è Sonic praticamente, se avessi anche la cresta sarei un porcospino fatto e finito. Parliamo proprio di Sonic allora, iniziamo da lì. Tu sei la voce di Sonic da quando hai iniziato a parlare, quindi da sempre Sonic ha la voce di Renato Novara e Renato Novara è Sonic. Ci racconti com'è nato questa unione, che cosa è successo quando per la prima volta ti sei trovato magari a fare il provino per Sonic, perché secondo te sei stato anche scelto? Allora, in realtà io ero stato provinato per il videogioco, quindi venni scelto per il videogioco e mi ricordo che erano venuti direttamente dal Giappone i rappresentanti della Sega a scegliere le voci, erano lì durante il provino, quindi ho detto, perché di solito i provini dei videogiochi li fai in solitudine, nel senso che cioè, non c'è la delegazione, ecco. Invece in quel caso c'erano loro, ho detto mazza. E dopodiché mi ricordo che siccome nel provino c'erano anche tutti gli urletti, in realtà
uno dei motivi per cui venni scelto erano quegli urletti, da quello che mi dissero poi. E poi c'è stata questa fortuna che è diventato un film, quindi lì non ho rifatto il provino, anzi devo ringraziare Max Alto che mi ha messo direttamente, perché lui stesso conosceva il videogioco, e quindi sono passato poi a farlo al cinema. E tra le altre cose è passato anche un po' di tempo dall'ultimo videogioco al film, ed è stata un'emozione grande fare il film, perché a differenza del videogioco, in cui noi non vediamo sempre quello che facciamo, spesso c'è soltanto la lunghezza d'onda, quindi la vivi in maniera, se vuoi, più fredda. Invece del videogioco ti trovi, a parte che era la prima volta che lavoravo con Max Alto, quindi è stato per me un salto, una cosa fichissima. E poi lo vedevo in azione, lo vedevo veramente com'era. E poi, soprattutto, io ho vissuto il cambio di disegno, nel senso che giusto, ho doppiato il primo trailer con il vecchio disegno e poi sono stato richiamato per ridoppiare con il nuovo disegno, quindi è stato anche quello un aneddoto particolare da ricordarsi, perché dici, ma come, l'ho già fatto il trailer? E poi leggi tutta la polemica. Ah, sì. Quando la community vince sulla direzione artistica, quando... Guarda, una forza pazzesca, sì. Davvero, penso sia la prima volta che succede una roba così. Però possiamo dirlo, era abbastanza inguardabile quel Sonic, il primo Sonic era abbastanza... Però un po' malato sembrava. Ma secondo voi l'hanno fatto apposta? Sì. Anche io il dubbio ce l'ho, però... Io sono assolutamente... Perché secondo me non puoi seriamente essere un animatore professionale, guardare quella roba e dire sì, ok, abbiamo fatto un buon lavoro, vai, Johnny, manda. Cioè, mi sembra proprio... è una di quelle cose che il mio cervello non riesce a concepire. Ah, e poi sicuramente se ne è parlato tanto, quindi... pubblicità ne è arrivata anche per quello, oltre a... non che ne avesse bisogno, però. Roberto, invece, chi non è cambiato perché non è disegnato, ma è una persona umana, è Jim Carrey. E quindi tu ti sei ritrovato in questa avventura in cui Eggman va a rompere le scatole a Sonic in ogni modo possibile e immaginabile. Com'è stato? Allora, tanto se mi ricordo anche con Luca Walt, no? Che eravamo dei piacevoli concorrenti nel nostro passato. Io mi sono sempre fatto il culo, no? Ogni volta portiamo sempre personaggi difficili, cattivi, gli antagonisti, che poi sono anche quelli più divertenti da doppiare, no? Guarda Jim Carrey in tutti i suoi film, anche quando è stato poi nettamente protagonista, è sempre fuori le righe, no? Questa cosa in realtà poi mi sono abituato. In realtà il look di Jim Carrey in Robotnik l'hanno preso da me. E quindi... Ti mancano i baffi però. Ma a parte gli scherzi, però Jim Carrey è un attore che mi piace tantissimo, oltretutto chissà se ci sarà, no? Ci stavamo dicendo prima nel numero 3, no? Se hanno filmato, se non hanno filmato, lui ha dichiarato di allontanarsi dalle scene per un po' di tempo, perché vorrebbe dei nuovi progetti. Ogni tanto mi capita che qualcuno mi chieda, no? Qual è il personaggio, l'attore più difficile da doppiare, e io dico tecnicamente Jim Carrey. Perché diciamo che io l'ho preso in eredità dal buonanima Tonino Accolla, che era un doppiatore, direttore di doppiatore fantastico, molto bravo, ma in realtà lui vocalmente secondo me ci stava meglio di me, cioè era più giusta la sua voce sul suo corpo. Noi in Italia tendiamo sempre ad accoppiare fisici a voci, no? Abbiamo questa educazione, non lo sapete anche voi, no? Quando guardate un film o un telefilm siete abituati ormai a sentire non tanto quella voce su quella faccia, ma siete abituati ad avere dei suoni accoppiati a un corpo. Invece normalmente in America non è così, cioè non gli importa, dove non c'è tradizione di doppiaggio. Vi faccio un esempio: Marlon Brando, se mai vi capiterà di sentirlo in originale, aveva una voce brutta, nasale, e in Italia è stato doppiato da doppiatori straordinari. Quindi la mia energia è entrata dentro Jim Carrey, cioè Jim Carrey è un attore che ha una tecnica, un'articolazione e un nervi, proprio fisicamente è molto attivo. Ecco, lì secondo me sono entrato molto bene io. Mi viene da dire, vediamo se sei d'accordo, che Tonino Accolla l'ha fatto nel periodo in cui Jim Carrey era molto più comico, fatto e finito, perché nei Sventura lui era effettivamente esplosivo. Invece tu poi gli hai dato voce quando è diventato un po' più introspettivo, in The Truman Show. Aspetta, no,
Vai. Purtroppo non è così. Ah, ok. Hai visto Bugiardo? Sì, hai ragione. Hai ragione. Hai visto Batman Forever? Giusto. Per la prima volta dove faceva l'enigmista ho strillato come una pazza. Beh, forse anche in Scemo più Scemo 2, scemo, no? Scemo, certo, certo. Capisco, no, per cui, anzi, secondo me lui si è tirato fuori in questo momento proprio perché vuole scegliere dei progetti diversi, cioè vuole un po' discostarsi da questo tipo di immagine, no? Anche se sarà difficile, perché per tutti quanti noi Jim Carrey è tutto ciò che è stato. Vuole tornare a essere quello di The Truman Show, di Se mi lasci ti cancello, quindi comunque The Majestic. Meraviglioso, Man on the Moon, un altro film fantastico. 23, come si chiamava? Sì. E qui mi cogli impreparato. Sì, 23 era un film... Ah, ok. Dove lui aveva questa fissazione, questa paranoia, era un paranoico sul numero 23, cioè tutto nella vita ti tornava al numero 23. Ed era molto un paranoico pazzo totale. Che tu insegni che a Roma è il numero 23. Certo, non lo possiamo dire, ma tutti sappiamo cos'è. Okay. L'esperienza che avete vissuto per Sonic immagino sia stata diversa, perché tu ti sei trovato a dare la voce a un attore in carne ed ossa, quindi probabilmente l'avrai visto a schermo, e invece tu, Renato, hai visto Sonic, che però forse non era ancora finito a livello digitale. Dov'era? In alcune scene era così. E sentivi una voce che faceva ma lui era così. Quindi sì, io è arrivato poi il definitivo, ma in effetti all'inizio che voce che viene questo microfono. All'inizio c'erano delle scene in cui lui era fermo, nero, faceva cose strane, ma perché non era ancora definitivo, quindi io sì, ho avuto in alcuni momenti delle difficoltà. E, però devo dire che tra l'assistente al doppiaggio per le lunghezze, il direttore che mi diceva senti cosa fa lì, quindi probabilmente sta facendo quella cosa là, poi alla fine erano giuste e ci siamo incollati. Poi ho seguito Ben Schwartz, che è un genio del male in senso positivo, che è bravissimo. Ecco, lui mi piacerebbe molto incontrarlo un giorno. E lui potrebbe essere anche il nuovo Jim Carrey, come... Non so se l'avete mai visto come attore, ha questa faccia pazzesca, strano, folle. No, scusami se ti interrompo, in realtà rompere un piccolo sogno. Noi molto spesso lavoriamo su delle coppie di lavorazione, lavoriamo separati, non lavoriamo mai insieme, adesso vuoi per il Covid, vuoi in generale i protagonisti vengono sempre separati, quindi lavoriamo sempre da soli. E su questo tipo di film, dove c'è un segreto proprio enorme di immagini, di trucchi, di cose, noi non vediamo quasi niente. Anche gli attori stessi lavorano su delle scene che sono disegnate, stanno sul green screen, per cui quando facciamo questo lavoro sulla copia lavorazione è proprio veramente un, come dire, un work in progress anche per noi. Cioè no, noi non vediamo, non lo sappiamo. E firmiamo 8.000 contratti di non dichiarare nulla, di non temere nulla. E poi ti arriva la domanda su Instagram: quando arriverà la nuova serie di. E tu la stai facendo, ma io non lo so. Non esiste, non l'hanno nemmeno annunciata, quindi non lo sappiamo. E invece, prima ci domandavamo con Adrian se ci sarà un prossimo Animali Fantastici, perché tu sei subentrato in questa serie per dare la voce a Mads Mikkelsen. Ma guarda, questa cosa mi ha molto colpito. All'inizio tutti quanti in sala dicevamo certo, lui è una cosa completamente diversa da Johnny Depp, no? Hanno scelto, e hanno fatto benissimo secondo me, un attore veramente che ha una recitazione completamente diversa da Johnny Depp, fisicamente diverso, recitazione. Devo dirti che mi sembra molto efficace il risultato, adesso forse voi siete anche un po' più esperti, perché secondo me la valutazione pubblico è sempre una valutazione diversa. Dovremmo scindere un po' il senso affettivo che noi abbiamo, perché Johnny Depp, anche in questo momento drammatico della sua vita, però attira anche molto consenso d'amore, nel senso tu lo ami Johnny Depp, è bravissimo, è un attore eccezionale, ma come Kevin Spacey, che si è trovato appunto in questo marasma personale che poi lo ha portato anche all'allontanamento dalle scene per 5 anni. Johnny Depp, non dico che saranno 5, però forse 2 o 3 se li prossimi. No, in realtà gli hanno già, ha già annunciato che sarà il prossimo film, dove farà tipo Luigi il 14esimo, una roba del genere, quindi è già tra fine di quello che è stato ristabilito. Perché lui sta, in realtà sta spaccando il consenso, cioè la gente sta un po' con lui e un po' con lei, nel senso che un po' più di lui, ha finito la sua carriera in realtà. Cioè quello che ho detto io. Mi sa che ormai lei ha finito la sua carriera, perché una volta uscite le ultime cose. Perché è quello che ho detto io ormai, anche se è un processo, quello che sarà il verdetto legale
conta ben poco, perché negli occhi del pubblico Johnny Depp ha vinto e lei ha perso, perché adesso in effetti stiamo parlando di prove effettive, non come era prima che si parlavano di rumor, ha fatto questo, no, adesso parliamo di cose che hanno portato in tribunale, che ti hanno mostrato come sono andate le cose, e infatti è già arrivata la conferma del fatto che Johnny Depp farà un altro film. Normalmente una simile, cioè nessuna major o casa di produzione avrebbe fatto questa cosa nel momento in cui un suo attore è a processo, però loro hanno sfruttato questa cosa per farsi pubblicità, perché sanno che adesso Johnny Depp è visto in maniera positiva. Infatti è una cosa molto affascinante da questo punto di vista. Si sfrutta un po' anche l'onda che porta poi l'attore. Prima vi ho sentiti che, magari non entriamo troppo nel dettaglio, però parlavate anche un po' di follower, di pubblico che vi segue, come se fosse quasi diventata una parte importante per il lavoro di un doppiatore, e come se a volte poi vi costringesse anche a dover diventare personaggi pubblici, quando magari un tempo non era così. Ma guarda, la comunicazione social oggi è fondamentale, forse tante delle persone che sono qui non ci sarebbero se non avessero letto su un social che oggi c'era il Games Carrara, no? Magari altre forme di pubblicità più costose. Il social è diventato non solo un mezzo di socializzazione, secondo me ha anche amplificato, grazie o purtroppo a causa del Covid, però insomma ci ha portato tutti quanti un po' più vicini in un altro senso, no? Poi il consenso del pubblico a livello tecnico professionale è un altro discorso. Su questo io non mi trovo troppo d'accordo, perché vorrebbe dire poi appoggiare, avvalorare semplicemente chi ha dei numeri in più, ma che poi alla fine non ha un valore tecnico professionale. Facciamo un lavoro che è la specializzazione del lavoro dell'attore, non ce lo dobbiamo mai dimenticare. Cioè, il doppiaggio è veramente un mondo particolare e specifico, cioè racconta qualcosa in un altro modo, ti fa vedere le cose, ti fa provare delle emozioni in un altro modo, e in qualche modo crea la monetizzazione, sennò la gente non ci andrebbe al cinema. Hanno provato a mandare in onda, in scena, delle cose in originali, hanno fatto il 4% del bigliettamento contro il 96% degli italiani, per cui vuol dire che il doppiaggio in Italia, siamo un popolo, tra virgolette, pigro, ignorante per a volte l'inglese, dovremmo impararlo tutti quanti molto di più, però pigro in realtà, no? Nel non leggere i sottotitoli, non siamo abituati, il doppiaggio esiste dagli anni 30, per cui ha tutta la lunga tradizione, siamo abituati, grazie a Dio, ci ho vissuto. Se posso aggiungere una cosa a riguardo, io questa cosa l'ho vista molto in prima persona, perché io sono rumeno e da noi, adesso hanno cominciato negli ultimi anni a doppiare maggiormente i film, ma la traduzione del doppiaggio in romania era molto più per i bambini, no? Per i propri prodotti, i cartoni destinati ai bambini che non sapevano ancora l'inglese o non leggevano ancora i sottotitoli. Però da noi c'è sempre stata la cultura del sottotitolo, anche al cinema. Io mi ricordo la gente che era andata a vedere Avatar in 3D, aveva i sottotitoli 3D che non colpivano in faccia, però dovevi per forza fare così perché non avevi... Ma cioè col 3D ti andavano anche sotto. Eh sì, perché è tutto in 3D, quindi anche i sottotitoli sono in 3D, perché sennò era un casino. Ed sono molto più abituati a queste cose e penso che non ci sia così tanta differenza a dire adesso, come hai detto tu qua, che se lo metti in lingua originale in Italia ti va solo il 4%, perché la gente non vuole fare quel passo extra del leggerti i sottotitoli. Allora, c'è una piccola specifica tecnica, non vi vogliamo annoiare, però quando c'è un film con i sottotitoli, il film con i sottotitoli ti fa perdere, tecnicamente provato, il 60% delle immagini, se tu non conosci per niente la lingua. Allora io mi chiedo, è meglio perdere il 60% dell'immagine o è meglio ascoltarlo e perdersi la recitazione originale di Jim Carrey, di Sonic, piuttosto che un altro? No? Non lo sappiamo. Probabilmente per l'attore è più mortificante, no? Non andare nella sua lingua originale, tant'è vero che non è che ci amino proprio gli attori stranieri, no? Perché in realtà voi non li sentite in originale. Invece, però vi fanno provare tutte quelle emozioni, noi cerchiamo di farlo, è il nostro compito, il nostro dovere far emozionare, far ridere, far incazzare, far provare cose. Ecco perché questo lavoro, secondo me, non dovremmo perderlo nel senso migliore e più potente del lavoro stesso. Sì, poi c'è da dire che oggi la tecnologia permette anche di switchare, quindi puoi goderti entrambe, magari al cinema no,
però in TV, DVD, sulle piattaforme c'è la doppia, anzi triple, qui quadruple scelte, puoi ascoltartelo anche in rumeno volendo, presumo, e quindi sono tutti, anzi oggi è un valore aggiunto, cioè infatti questo denigrare il doppiaggio, visto anche le cose degli ultimi giorni, le ultime dichiarazioni di non diciamo chi, di Muccino, lo dico io. No, ecco, ma lui quando non c'ha un cazzo da fare deve parlare del doppiaggio. Quando è veramente, no, lo dico perché lo penso veramente. Muccino non c'ha un cazzo da fare, sta lì a Miami, dove Los sta? Angeles, non no, so dove, no, no, sta la spiaggia quella bella vicino a Torre Spaccata. Malibu, lui ha una villa a Malibu. Capito? Quando c'ha un cazzo da fare, vedete in Italia che succede, parla di doppiaggio. All'epoca avevamo avuto quella influencer, come si chiama? Quella donna bella che fa ballo sotto le stelle, è una giudice. La Smith? Ah, la Lucarelli. La Lucarelli, ah, esatto. La Lucarelli prese le nostre difese nella prima vecchia esternazione di Muccino, che scrisse delle cose terrificanti. Noi avevamo fatto anche cartello. Diceva, bene, tu hai ragione. Ma io, allora, posso dire una cosa? Onestamente dico, secondo me è giusto che debbano uscire tutte e due le versioni. E la gente deve avere la libertà di poter vedere anche l'originale. Cioè non è che il doppiaggio deve essere prepotentemente imposto. Quindi tu devi avere la possibilità. Però vallo a dire all'esercente che deve dare una sala in originale. Vediamo che cosa ti risponde. Se ci vanno quattro persone dentro una sala da 500 posti, si incazza, secondo me la toglie. Certo, direi di sì. Tornando un attimo nei ranghi del doppiaggio, anche se non siamo poi usciti di troppo, Renato, la domanda che ti faccio è, visto che tu comunque nell'animazione hai una carriera molto vasta e penso che anche vedendo prima gli autografi che ti hanno chiesto, forse l'animazione è il settore in cui vieni riconosciuto con più piacere, io ho un legame viscerale con un tuo personaggio che mi ha accompagnato per forse 10 anni, se non di più, che è Ted Mosby. Pure io ce l'ho. Ma tu hai mai avuto... Dammi questo giallo... Facciamo il cambio. No, teniamo. Eh sì, adesso no, l'ombrello è giallo, quindi. Però Ted ha scelto il corno blu, quindi. Vabbè, hai ragione. È giusto che. Poi ci avete sputacchiato sopra, voglio dire. Però è coperto, quindi almeno siamo tranquilli. La domanda è, tu hai mai avuto l'occasione di incontrare Josh Radnor oppure è stato un rapporto a distanza? È stato un rapporto a distanza. E lui è uno di quelli che mi piacerebbe incontrare, perché a parte il fatto che mi ricordo quando abbiamo fatto i provini, io venni messo perché pareva che gli somigliassi fisicamente, cosa che non mi sembra, però mi venne detto, ah, ti somiglia, dico vabbè. Ma al di là di questa cavolata, io ho veramente vissuto e sono cresciuto con lui, perché quando l'ho iniziato doppiavo relativamente da poco e lui nasce abbastanza sfigato, tra l'altro, quindi, e io con lui, nel senso che sti turni, dico, boh, aiuto, che devo fare? E quindi ho acquisito sicurezza nel doppiarlo così come lui l'ha acquisita nella vita. E poi, vabbè, io vengo dagli anni in cui la mia adolescenza era segnata da tutti i telefilm di gruppo, di amici, da Beverly Hills, poi Friends, e quindi arrivare a doppiare poi How I Met Your Mother, che è stato, diciamo, il proseguimento di quel genere, è stato veramente molto figo. Gli ho anche scritto un po' di volte su Instagram, però non mi legge, mannaggia a lui, se qualcuno... Caspita. Però sono riuscito a beccare... Mi snobba. Ho beccato una diretta dove c'erano pochissimi follower, tipo 130 follower, perché era con un gruppetto che suonava, tra le altre cose, la sigla di How I Met Your Mother. Quindi io scrivo ciao, cercavo di inserirmi, poi ho scritto al gruppo che aveva pochissimi follower, ho detto ma questi mi leggeranno almeno per dirgli... Niente, come non l'avessi fatto. Però non demordo, un giorno lui mi piacerebbe incontrarlo. E poi un altro che ho nel cuore, ma ce l'ho per un altro motivo, non so chi seguisse ai Carli, che è un... che è Spencer, perché lui è nato il mio stesso giorno del mio stesso anno. Ah, pensa. Quindi siamo gemelli astrali. Pure io, sono uguale a Jim Carrey, lui è il 17 gennaio, io il 18. Vedi? Sono identico. Beh, quello che doppio io è alto 1,95 m, credo. Ma io, se avessi dovuto doppiare quelli simili a me, forse me ne stava Danny DeVito. Però, sempre parlando di How I Met Your Mother, posso farti una domanda scomoda? Certo, vai. A te il finale è piaciuto? Guarda, io devo essere onesto, urleranno tutti. A me non è dispiaciuto, perché mi spiace che siamo... Beh, magari qualcuno non l'ho visto. No, beh, dai, direi che dopo 10 anni... Sì, esatto. Giusto, hai ragione. Mi spiace che sia morta lei... Però io ti favo per Ted e Robin, quindi quando l'ho visto tornare sotto casa urlare Robin, che
due settimane prima l'avevo fatto in One Piece urlando Robby da un'altra parte. Una ragazza là sta dicendo no, eh. No, tu sei per Tracy, no. Ombrello giallo. Ma è durata due stagioni, cioè. No, scherzo. No, è che tu dici l'abbiamo aspettata tutto il tempo. Però sarà che ho vissuto l'emozione dell'inizio, perché il periodo più emozionante è stato doppiarlo all'inizio per me, soprattutto perché era nuovo, dico mazza. E quindi io avevo nel cuore Robin, quindi quando è tornato lì. Però comunque diciamo che sono un 60-40. La cosa che mi piacerebbe fare sarebbe doppiare il famoso finale alternativo. Giusto. Che circola. Sì, ah, è vero? Perché quello dici del caffè? E non l'ho neanche visto io, perché non me l'hanno... Sì, di loro due che si trovano in caffetteria, sì, c'è cioè questa... Che più che un finale vero e proprio, sì, è cioè messa è proprio, a metà. È una scena extra. Sì. Ecco, quello sarebbe figo poterlo doppiare, ma chissà se si può. A livello materiale non penso ve lo facciano fare, temo. No. Vabbè. Però vabbè, non si sa me mai. Me lo faccio a casa mia da solo. Quello penso che però mandacelo poi, insomma, ce lo mandi su WhatsApp così, di sottobanco. E invece Roberto, tu, oltre a tutti questi attoroni che ho nominato, Kevin Spacey, tra l'altro Kevin Spacey ti manca un po'. Mi manca tantissimo, che trovo che sia uno di... Allora, io sono, devo dire, nel mondo attoriale innamorato di Bardem. Perché Bardem è un trasformista totale, cioè lui fa veramente vivere i personaggi film per film, cioè lui può essere brutto, bello, affascinante, stronzo, cioè rappresentare il male come era in Non è un paese per vecchi, cioè può essere tutto Bardem, è veramente bravissimo. Kevin Spacey ha una qualità di ambiguità che purtroppo si è portato anche nella vita, ma un'ambiguità attoriale straordinaria, perché tu non sai mai se... È sempre sul filo del rasoio, tra il bene e il male. Beh, American Beauty ce l'ha insegnato, sempre, House of Cards. I soliti sospetti, certo, no? I soliti sospetti. I soliti sospetti era un film strepitoso, comprato a due soldi dalla Lucky Red, che poi insomma è diventato, è esploso. Però Kevin Spacey l'ho anche conosciuto, oltretutto, a Londra. Devo dire che non è stato l'unico attore. Ho conosciuto un altro attore, mi pare australiano neozelandese, un certo Martin Cossack. Sì, avete visto sicuramente il film, non mi ricordo, io ho una memoria un po' così, un po' fallace a volte, anche perché poi avendone doppiati, grazie a Dio, tanti, poi dimentico. Però insomma Kevin Spacey è stato molto carino, l'ho conosciuto a Londra in un'anteprima teatrale di uno spettacolo che si chiama Resurrection Blues, perché lui è stato direttore artistico dell'Old Vic Theatre di Londra per 10 anni. Ed è stato strano che gli inglesi dessero ad un americano la direzione di un teatro inglese storico, per cui devo dire che Kevin è strepitoso, è eccezionale. Io ho amato tantissimo House of Cards, non so se c'è qualcuno di voi che l'ha vista, la serie bellissima sul presidente degli Stati Uniti, e devo dire che lui lì è veramente se stesso, cioè lui lì sublima la parte più ambigua di se stesso. E tutte quelle rotture della quarta parete, no? Come si suol dire in certo. Termine attoriale, che lui faceva guardando in camera, erano eccezionali, cioè lui era magico. Avete fatto entrambi animazione, però Renato un po' più spostato verso il Giappone, tu più verso l'Occidente. Per fortuna che c'è qualcuno che se ne occupa. Beh, oddio, comunque... A livello di animazione occidentale ne abbiamo avute di produzioni. È vero che ultimamente siamo più orientati verso l'Oriente, perché One Piece ha conquistato praticamente tutti e forse lo si guarda più di quanto abbiamo fatto, almeno io parlo per la mia generazione, dei prodotti Disney. Allora, i bambini piccoli secondo me continuano ancora a vedere... Ciao, sono Pippo e questa è la casa di Topolino. Quindi quelli piccoli piccoli di 4, 5, 6 anni... lo vedono ancora, grazie a Dio, ma anche perché secondo me hanno una tenerezza. Adesso io devo dire la verità, non sono un fruitore di quelli giapponesi, vuoi per generazione, vuoi perché in generale i cartoni non li vedo troppo spesso, ma come mio gusto non lo è stato mai, neanche da piccolino. E però questa tenerezza, questa dolcezza che hanno i personaggi Disney, secondo me forse i giapponesi non ce l'hanno, no? Hanno una cultura anche diversa. Te la senti di ribattere? Ma allora, in realtà secondo me, soprattutto per i perché diciamo che c'è un bug storico, soprattutto in Italia, per cui noi abbiamo
dei bambini, compreso me, cresciuti con dei prodotti trattati da bambini ma non erano da bambini. Verissimo. E quindi abbiamo l'idea che il Giappone abbia un taglio più adulto, cosa che da un lato è vero, ma dall'altro ci sono anche prodotti per i bambini. Ma vedi i Pokémon, che poi prendono a 360 gradi un po' tutti, dove vedi la tenerezza di alcuni cosi che poi sono anche stronzi quando vogliono, però di alcuni pupazzetti. Bravo, che... i Disney non lo sono mai. Esatto, c'è questa, cioè, doppia... è questa la differenza, cioè, è come il mondo di C'era una volta, è la favola dolce del del Disney. Esatto. Perché la Disney deve essere family friendly. È family friend. Un po' verso Mulino Bianco, ecco com'è. Sì. Mm. Però in realtà no, è semplicemente che siamo anche noi poco abituati a distinguere la tipologia di prodotto giapponese. Vedi One Piece, che è partito come prodotto per bambini e non lo era minimamente, e man mano si sta ponendo rimedio in tante sfaccettature. Però quello che dico io di contro è che se non avessimo avuto questi prodotti, magari anche trattati in un certo modo in Italia, probabilmente tutto questo non sarebbe successo, l'italiano medio non si sarebbe affezionato alla cultura giapponese. È stato poi la generazione, diciamo, cresciuta negli anni 70-80 con i primi cartoni, che allora si chiamavano appunto cartoni, a capire che dietro c'era un mondo diverso e appassionarsi e far nascere poi gli otaku in Italia e tutto. Io il resto. Posso dire una cosa? Non so se siete d'accordo voi o se siete tutti voi d'accordo, o magari vi trovo tutti contro, non lo so. È il mondo giapponese è un mondo emozionalmente più secco, più asciutto, sì, del mondo tra virgolette occidentale. Cioè sono persone che tendono a manifestare meno, no? Ma proprio nella cultura giapponese, sì, cioè, guarda, manifesta meno, no? È una cosa di cui ti accorgi tanto quando magari guardi quegli anime che sono degli slice of life, quindi incentrati proprio sulla vita di tutti i giorni, che ti raccontano un po' più la quotidianità, e lì te ne accorgi davvero tanto il fatto che hanno dei comportamenti completamente diversi dai nostri. Se posso dire una cosa anche a questo proposito, quando tu vai a leggere i commenti di alcuni ragazzi sul doppiaggio italiano di alcuni prodotti dicendo che schifo l'italiano, li guardo subati, voglio solo il giapponese, in realtà poi vengono criticati spesso dei doppiaggi in cui il doppiatore veramente ci ha messo l'anima, il grido, tutto il fuoco. E se tu vai a vedere l'originale dici, ma cacchio, è molto più freddo in originale. Ma per loro no, per loro è il contrario, perché siamo noi troppo, mi viene da dire, gesticolanti nella voce, se vuoi, non lo so. Per cui il paradosso è che noi pensiamo di metterci molto di più a livello di passione, di trasporto, e dall'altra parte risulta invece il contrario. Però ti succede, dico, spesso questa cosa. È vero, però ho notato che è un fenomeno che negli anni è andato a scemare, perché a me sembrava fosse molto più predominante quando ero adolescente io, che era veramente la cosa del lo guardo in originale tutto quanto, però adesso la gente vuole il doppiaggio. Io ho guardato molte cose, tipo l'ultima parte della stagione che non è stata doppiata e la gente la chiedeva, altre cose. No, certo. Anche perché, cioè, io adesso anche quando ero ragazzino guardavo tutto in lingua originale. Adesso, cioè, gli anime che spesso sono lunghi, io per esempio magari me li guardo a pranzo, però in giapponese non ho come ascoltare. Certo. Se devo prendere la pasta mi sono perso già tre quarti. E la fruibilità, no, chiaro. Quindi a me, cioè, il doppiaggio diventa anche proprio una questione di comodità. Poi c'è anche da dire che ovviamente oggi vengono trattati in maniera diversa, perché i clienti stessi dicono il target è quello, devo capire cosa vogliono e trattarli in un altro modo. Vedi i nomi in originale, per esempio, una volta si chiamavano Piero, Lucia, Giovanni e... Lo stesso. Posso andare un po' con l'accetta? Allora, vi dico una cosa che credo e penso da tanti anni. Io credo che noi gli orientali non li possiamo doppiare, cioè la nostra vocalità suona in un modo diverso. Sto parlando di un effetto tecnico, cioè la nostra voce difficilmente si incolla a una faccia orientale. Tu parli di umani o anche di animazione? Parlo di umani soprattutto, chiaramente, e i suoni ovviamente che emettono sono proprio diversi, cioè proprio hanno un suono diverso, i risuonatori, esatto, come anche di un nero, no? Cioè il risuonatore di un nero è diverso, è più nasale, il fatto di avere il naso largo e i risuonatori qua sulla faccia sono proprio diversi. Quando doppiamo dei personaggi siamo scollati, secondo me, tecnicamente, fisicamente. È un effetto particolare, secondo me. Guardate, vi faccio un esempio per tutti, io non lo so chi, la maggior parte di voi l'avranno vista in originale. Sto parlando di Squid Game. Immaginavo che arrivasse. Insopportabile. Allora, per me il coreano era una cosa che non riuscivo a sentire. Poi la serie un po' mi ha preso, ok, va bene, l'ho finita di vedere,
ho trovato una cagata, sinceramente. Però, insomma, no, vabbè, è il mio pensiero, non è assolutamente. E doppiata io non l'ho vista, ne hanno criticato e ne hanno parlato male, ho letto delle cose. Il doppiaggio italiano? Il doppiaggio italiano, okay. Sì. Beh, anche perché è stata, il fenomeno è esploso, l'hanno data poi a editare, certo, in Italia dopo, capito? Dopo che tutti l'avevano già vista. Ti dico, perché comunque quello di cui le persone sono lamentate secondo me molto di più era il doppiaggio inglese, sì, perché noi comunque, come hai detto tu, abbiamo la cultura del doppiaggio. In America, per dire, sta cultura non è così predominante. No, quando no, gli utenti hanno voluto guardarsi Squid Game non volevano il coreano e hanno messo l'inglese, credo sia stata veramente una delle prime volte in cui il pubblico generalista si è accorto di quanto erano dei cani a doppiare loro. Certo, io me ne ero già accorto doppiando Yu-Gi-Oh! Sull'inglese. Ah, quindi è agghiacciante, no, sentire l'americano che doppia il giapponese e poi dover andare sull'americano tu, sapendo come in realtà in giapponese, è agghiacciante. Come mai ti è capitato di doppiarlo dall'americano? Di solito non lo fate direttamente dal giapponese. No, non so perché gli Yu-Gi-Oh! Anche i Beyblade, no, Beyblade forse era arrivato in Giappone, no, Beyblade era arrivato anche in inglese, in americano, non lo so. Alcuni prodotti arrivano doppiati in americano e sono scollatissimi, cioè nel senso che tu doppi uno scollato. Sì, quindi se già ti scolli tu, figurati cosa esce fuori. Prima tra l'altro mi hai fatto pensare quando dicevi che viene criticato il doppiaggio italiano perché magari abbiamo una voce più gesticolante, però io ricordo tra i personaggi che hai fatto tu Edward Elric di Fullmetal Alchemist. Ecco sotto. Perfetto. E quindi mi viene da pensare, alla fine Edward era un personaggio che comunque portava un dramma interiore fortissimo, era una storia molto straziante, però aveva comunque quei suoi momenti di comicità in cui si incazzava perché pensavano che il più grande dei due fratelli fosse Alphonse, che era l'armatura. Quindi comunque era un personaggio che aveva tanta emotività e a volte era gesticolante lui stesso. Forse, non so, lì ti sei incollato un po' di più per questo aspetto del gesticolare. Allora, io in realtà cerco di incollarmi sempre e tutto sommato credo anche che questo avvenga. Però, per esempio, se uno... Nel caso di Fullmetal Alchemist, io credo che all'epoca nessuno, o comunque pochi, l'avessero visto prima in originale. Vero. Per cui io sono arrivato, non dico come voce iniziale, a parte l'altro, vabbè, lasciamo stare l'altro discorso. Invece nel caso di altri prodotti, compreso One Piece, eccetera, molti lo guardavano già in originale perché siamo rimasti indietrissimo e quindi lo guardano, quindi c'è il confronto. E aggiungo che poi certi personaggi, vedi due che abbiamo citato, in originale sono doppiati da donne. Sì. Però per l'italiano sentire una donna su quello, su quelle facce lì è strano, quindi è veramente un equilibrio strettissimo. Sì, io... è vero. Noi abbiamo avuto Goku bambino, era doppiato da una donna, mi sembra. Quindi sì, però sui bambini ancora. Diverso, certo. Tu calcola che... Johnny Depp non sta in tribunale, vedi, sta là. Dove sta? Dov'è? Vedi? Eccolo. Sta là. Non sta in America. Tu calcola cosa vuol dire doppiare uno che ha la faccia incazzata, magari ed è maschio e in originale è acutissimo perché è una donna, e infatti per questo che mi fanno urlare e mi scelgono su quelli, perché devo andare sugli acuti, però non è semplice. Non è facilissimo, no. Roberto, invece, parlando di voci quasi da trasformista, tu per fare Pippo, per fare Gatto Silvestro, hai dovuto andare a camuffare tantissimo, fai probabilmente uno sforzo incredibile, no? No, allora no, perché, vabbè, ne parlavo con una mia amica musicista, no? Secondo me il doppiaggio deve attingere tantissimo da una qualità d'orecchio, cioè il doppiatore la prima qualità che deve avere, secondo me non è la voce, ma è l'orecchio. Poi il doppiatore la educa, parla, deve cercare di parlare in italiano, in dizione, imparando a trasferire emozioni in italiano, eccetera. Però la nostra prima qualità è l'orecchio, e soprattutto sui cartoni animati veniamo scelti, fanno il match voices, per cui cioè, devono fare proprio, avere delle voci molto simili, la caratterizzazione deve essere uguale. A me te devo dire, non me l'ha insegnato mai nessuno, l'ho fatto da solo, ce l'ho trovato da solo. Come posso fare ad andare a trovare sto suono dentro di me? E lo vado a trovare, non te lo so dire. Oltretutto, quando doppio una serie, io faccio anche Timon, no? Ah, giusto. Dopo il Re Leone, che fece sempre Tonino a colla, tutte le serie televisive, tutti gli home video, ho doppiato tutto quanto di Timon, ho cantato, eccetera. E lui che è una voce, è una suricata. Sì, no, no, ma
momento, un momento, fatemi capire bene, se io non fossi lui, lui non... E senza corpo, no? Quindi devi annullare, stringere, parlare solamente qua e diventare piccolo, capito? Quindi, ma te li vai a cercare i suoni, non lo so, non so come dirti. E, Pippo, quando facevo i provini, c'era il doppiatore americano che spiegava tecnicamente come fare, no? Stringere la laringe, comodo, parlare in questo modo e poi... a me mi è venuto naturale, non ti so dire come lo faccio. Io penso che questo lavoro lo sapevo già fare. Beh, è giusto, è un talento. Sì, ma c'è tanto da dire, per esempio, il talento, se tu lo vedi dal punto di vista fideistico, dice cos'è? È lo Spirito Santo che mi ha accolto e... No, oppure può essere un'attitudine generale, certo. No? Quanti di noi a scuola magari avevano la manualità, da bambini sapevano, io non so fa un cazzo, non so ancora, non so manco collegare i fili di una lampadina a casa, no? Sono negato. E quindi ognuno di noi ha delle attitudini a fare qualcosa. Giustissimo. Però quindi... Gatto Silvestro è stata un'indicazione che ti è stata data dall'originale o te lo sei inventato tu? No, in quel dall'originale. Modo? Ah, ok. È uguale. Ammetto di non averlo mai sentito in originale. Per me sei tu e basta. Sinfonie di sogno le siamesi. Ciao, sono Gatto Silvestro. Ogni gatto ha la sua canzone. Miau, miau. Perché i gatti sono un po' miau. No? Perché se ci pensi, il gattino è miau, miau, e quindi capito, da lì quello parla, visto che la lingua sputacchia, certo, pure. Come no. Se ti metti davanti a me quando faccio il Gatto Silvestro, so cazzo. Per fortuna c'è il tempo di Covid, poi. C'è il filtro antipop, sei da solo, quindi esatto, sei tranquillo. Esatto. Possiamo spendere due parole, mi fai questo regalo, sul mio personaggio Disney preferito in assoluto, che ti ho confessato prima essere Jet McQuack e che non avevo assolutamente collegato che potesse essere la tua voce. Quello è stato, pensi, il primo cartone animato che ho doppiato. Quando mi hanno chiamato, stavo insieme a dei padreterni del cartone animato, che erano Oliviero Dinelli, che faceva Darkwing Duck. Certo. Lui, io sono il terrore che svolazza nella notte. Io sono Darkwing Duck. Era lui. E poi ci stava Ilaria Latini, Ilaria Stagni, certo. Meravigliosa, lei, cioè, fa il doppiaggio da quando era nella pancia della mamma quasi, cioè è straordinario. Quindi io non sapevo fare, ho detto, come cazzo si doppia un animale? Come si fa a dare voce a una cosa che non esiste? Ero già grandicello, cioè già facevo il doppiaggio. E poi alla fine entri là e stai in quel mondo, no? Non so come dire. Riesci a sentirti parte, anche se il secondo prima dicevi, ma io che cosa c'entro qui dentro? Ho provato a farlo, cioè devi porre sempre in modo umile e mai giudicante. Noi non dobbiamo imparare, in Italia lo dobbiamo imparare soprattutto, a non giudicare. Cazzo, noi giudichiamo sempre, critichiamo sempre, perché? Perché critichiamo sempre noi stessi, facciamo delle cazzate incredibili, invece dovremmo essere molto più, stai là, dici vabbè, sono chiamato a fare sta cosa, la faccio. Noi siamo portati a provare un sentimento orrendo che si chiama invidia, trasformiamola in un'altra parola, ammirazione, perché l'ammirazione ti fa imparare, secondo me, l'invidia no, l'invidia ti fa solo rosicare, capite? È una cosa brutta. Renato, è successo magari a te una cosa simile, magari ti hanno chiamato a fare un personaggio ed eri un po' titubante sulla sua riuscita, del tipo, ma io cosa c'entro qui, ma come posso andare a fare? Che magari può essere anche il tuo momento di doppiaggio più difficile. Allora, c'è stato un momento, a proposito dell'animazione e di un personaggio che penso sia l'unico personaggio che poi ho odiato, perché era difficilissimo e che era una goccia d'acqua che si chiamava Shizuku, che andava in giro per la foresta, e vengo chiamato su questo che in originale non solo credo fosse una donna, ma era talmente acuta che io dicevo, ma perché io devo strizzarmi lo strizzabile, ma perché, vabbè, in più ero raffreddato al provino, però cosa faccio, faccio quando ancora si poteva andare, se avevo un po' di naso tappato adesso, vabbè, quindi faccio questo provino e cerco le cose più acute, cerco di fare, e quindi era tipo, ciao, sono Shizuku. Era tutto così, schiacciato davanti questa sua... Però non sapevo che fossero 52 episodi da consegnare in frettissima a 3 turni al giorno dove parlavo solo io. Non solo, quando poi mi hanno detto, ah, ti hanno scelto, io dicevo, vabbè, vado, non ero più raffreddato, quindi ho dovuto ricreare quella specie di raffreddore mettendo anche un po' di naso. Ed è stato lì, ho detto, non lo farò mai più, perché lì è stato difficile. Per tutto il resto, non lo so, perché alla fine
cerchi la tua strada, nel senso che se anche dici oddio cosa c'entro su questo, magari un po' il direttore ti aiuta, un po' tu cerchi qualcosa, ti lasci ispirare e qualcosa tiri fuori. E mi ricordo sempre che una volta io ho doppiato una donna in un cartone, perché in originale era un uomo, e un cartone americano, infatti no. E mi hanno detto, guarda le polemiche, io ho doppiato la trans, quello che hanno scritto, sì. Il mondo si è scatenato lì, veramente è stato pazzesco. Beh, ne parlavamo anche ieri a cena, adesso ti chiedono un'aderenza anche di età, cioè sì. Nel senso che chi ha la voce, per esempio io ho una voce che a volte è più giovane rispetto all'età anagrafica, e a volte magari mi escludo da alcuni prodotti per questo motivo, cioè, e così come vogliono l'aderenza, addirittura a un certo punto girava la voce che volessero anche l'aderenza sulle scelte sessuali, che questa sarebbe veramente l'abominio dell'essere umano. Guarda, del genere. Veramente questa cosa mi fa veramente incazzare, cioè veramente incazzare, questa mi ha fatto incazzare, mi hanno chiamato tutti i giornali quando ho doppiato quella trans, ve lo ricordate, non so se avete letto qualcosa a riguardo, non lo so. E allora, se tu in originale, ma non parliamo di sessualità, cioè non voglio entrare in questo discorso, ma se in originale l'attrice, diventata attrice, prima era un uomo, l'attrice che ha fatto un percorso, capisco, faticoso eccetera, but se parlava like that, I think like that, yeah sure, la voce era questa, la direttrice di doppiaggio ha scelto un'aderenza vocale, perché il doppiaggio sceglie un'aderenza vocale, non un'aderenza di genere sessuale. È come se i neri dovessero doppiare i neri, i giapponesi i doppiano i giapponesi, e l'arabo lo doppia l'arabo, ma che c'entra? Non c'entra niente, no? La scelta è una scelta artistica vocale, non è una scelta sessuale, di genere, non c'entra niente, no? Non so se siete d'accordo. Sì, ma è una scelta artistica, è un lavoro artistico, per cui la scelta deve essere artistica, a mia opinione. Artistica ma anche tecnica, perché certo, alla fine l'aderenza, voglio dire, ci rompono le scatole sulla forma d'onda, la lunghezza, la cosa, se l'aderenza deve essere, aderenza deve essere toto. Poi certo, un tema delicato, quindi capisco anche farsi le domande, però ecco. Oggi è diventato tutto delicato. Mamma mia. Tutto è delicato, in un mondo di non delicatezza. Esatto. Adrian, vogliamo chiudere con qualche curiosità? Avevo una domanda che volevo fare entrambi, perché ero curioso di sapere qual è il personaggio per cui davvero speravate con tutto voi stessi di riuscire a vincere quel problema, che avete detto voglio davvero tanto quel personaggio perché è un personaggio che mi piace o sono curioso di provarlo. Vai. Vado io ce l'ho, vi faccio vedere un tatuaggio innanzitutto, che qua non so se si vede, vabbè, è Mary Poppins, che io ho fatto prima di fare il film. Io quando ho cominciato a doppiare e mi chiedevano qual è il tuo sogno, cosa ti piacerebbe doppiare, ho sempre detto mi piacerebbe doppiare un film grosso della Disney, un film di Natale e possibilmente cantare. E per cui quando Fiamma Izzo mi ha chiamato per il provino di Michael Banks da adulto nel sequel di Mary Poppins, che sarebbe uscito a Natale per la Disney e che avrei dovuto anche fare il provino sul cantato, e mi hanno scelto sia sul parlato che sul cantato, ho detto vabbè, allora addio. Quindi per me è quello, cioè sicuramente sì, non ho dubbi. Poi tutti gli altri anche, però lì è veramente unire la magia di quando eri bambino, perché io il tatuaggio l'ho fatto per la magia che rappresentava per me da piccolo Mary Poppins, il Natale, l'infanzia, e poi da adulto unirla al mio lavoro è stato l'acme. Ti posso confessare che però io faccio questa confessione molto così, che non ti piace, intima. Sì. Per me Mary Poppins è il mio film preferito in assoluto, cioè non esiste niente sopra Mary Poppins. Anche per me. Ma il fatto che esista un sequel a me dà un fastidio. Allora, io guarda, apro una parentesi. Quando arrivò, vidi che sarebbe arrivato il sequel, quindi prima di poi fare il provino, dicevo no, sarà una cagata pazzesca, non voglio vederlo, non andrò mai a vederlo al cinema. Poi ovviamente ho cambiato idea. Vabbè, certo, è successo anche a me, però con tantissima difficoltà. No, però sì, capisco. Allora, io ti devo rispondere un po' in un altro modo, non so se esaudirò la tua risposta, la tua domanda. Allora, c'è un attore che avrei voluto doppiare e che non ho mai doppiato, che è Jack Nicholson, che è nella mia
mente recitativa, per follia, per, proprio per manifestazione di roba. Perché vedo che a te piacciono un po' i pazzi. Sì, mi piacciono ormai, ma anche perché sono i più divertenti da fare. Infatti con Luca questo ci dicevamo, no? Tu è vero che mi fai incazzo, però non ti diverti perché... Sai, sono arrivato l'altro giorno e io... Ah sì, è che... sempre a strillare. No, vabbè, comunque, insomma... quindi Jack Nicholson è un attore che avrei sempre voluto doppiare, ma che per età, per situazioni, cioè non è mai capitato. Invece un desiderio di qualcosa che volevo fare, tendenzialmente ti risponderei non ce l'ho, perché ogni volta che ho approcciato a un provino, io ho sempre fatto il provino, amo lavorare, qualunque cosa faccia, purché la faccio proprio con tutto me stesso, quindi non c'è un desiderio. Qua facevo il provino, se va bene va bene, va male, non ci pensavo più. Magari dopo due giorni arrivava la telefonata e evito il provino, ok? Però tendenzialmente sono uno che non aveva il desiderio di un lavoro in particolare o di una cosa. Posso dirti di aver desiderato di essere scelto su American Beauty, perché American Beauty, anche se venivo da due doppiaggi di Kevin Spacey, che era Americans, che era il primo film tratto da una commedia di Mamet, e I soliti sospetti, quindi aveva avuto già molto successo, su American Beauty vollero i provini, quindi mi era sembrato un po' strano, però insomma non ero ancora la voce ufficiale. Allora avevo aspettato e speravo di vincerlo, insomma, forse questo è quello che ti risponderei. Possiamo dire allora, scusami, poi sì, ti lascio andare. Nel Gobbo di Notre Dame, quindi al posto di Febo, avresti preferito Frollo? Eh beh, sì. Sì, sì. Sì, beh, all'epoca Disney, quella lì, ho fatto veramente tanta roba. Cioè, Febo, la Bella e la Bestia, Gaston, è il più, certo, non sono il più bello io. Gaston, piuttosto che... L'avevi anche cantato, no? Sì. Allora, no. No, lì ci sta la diatriba strana. Ok. Ti dico di no. Va bene, ok. No, 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 ok, no. Non l'hai cantato. Non l'ho cantato. No, perché c'erano delle separazioni di direzione, okay. C'era un indirizzo di direzione di canto, come me, e hanno scelto i cantanti con i quali lavoravano, e hanno... però hanno fatto un match voice e la voce era molto simile. Infatti sì, perché sì, stavo per dirti l'hai cantato tu, però... Sì, 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 però era, la potevo cantare simile. E avevo fatto il provino, anche sul canto l'avevo fatta anche bene, però insomma, vabbè, è andata così. È andata. Ma poi un'ultima cosa che volevo chiedere a Renato, dato che lui ha detto Jack Nicholson, se tu avevi qualche attore o personaggio che speri in futuro di doppiare? No, nel senso che quelli che hanno già, diciamo, un doppiatore di riferimento, io li amo così, cioè nel senso che ormai sono abituato, a parte che non mi sentirei, cioè non mi verrebbe mai da dire vorrei quello che ha doppiato quell'altro. Mi piacerebbe uscisse uno di quelli che sto doppiando e avesse un grande successo e poterlo continuare a doppiare. E mi piacerebbe che arrivassero dei grandi attori pronti per la mia voce, vero? Questo sì, magari più sul film, più sul cinema che sulla TV, mi piacerebbe molto, questo sì. Yes. Va bene, direi, ecco, che per siamo esempio, stati... Scusa, una cosa, se Jerry Traynor mi andasse al cinema sarei molto felice perché è bravissimo, lui mi piace tanto. Va bene, siamo stati precisissimi perché l'una già prima mi avevano fatto segno 5 minuti, quindi direi che va benissimo così, facciamo altre foto, sempre per... Intanto arriva odore di salsiccia. Eh sì, è l'una, quindi direi che possiamo chiudere. Allora io vi ricordo, tranquillo, adesso ho capito cosa ci hanno detto. Lo potevi doppiare, mentre lui lo faceva lo doppiavi e... La voce potrebbe essere così, c'è stan autografi da doppiare, capito, sprigati. Noi ci salutiamo qui, ma in realtà Roberto Pedicini e Renato Novara sono disponibili per il meet and greet al padiglione B, però non so dove, al padiglione B, di fianco al ring del wrestling, quindi si faranno anche, ammazzate, cioè, combatterete, quindi vediamo chi vince. Mi sa che perdo, vedendo le mani però. Chi vince vi firmerà e farà le foto che volete. Io ringrazio tutti quanti voi, vi chiedo un applauso per Roberto Pedicini e Renato Novara. Grazie e a voi. Grazie a voi. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Grazie. Ciao.